portare avanti quello che è anche la politica che stiamo cercando di mettere in atto nel nostro interesse, quella di dare anche dei luoghi fisici per supportare, io dico, l'eccellenza. Press Unit di questa azienda è una struttura che garantisce qualità, garantisce tempestività di risposta, garantisce tecnologia, è stato anche recentemente acquisita una topografia di ultima generazione per poter dare il massimo della qualità per questo tipo di tecnologia. E credo che l'impegno che c'è stato da parte della direzione di tutti i collaboratori per riuscire a individuare questi locali. Ecco la dottoressa Lusso, prego di accomodarsi. Dicevo, quella che è stata la collaborazione di tutti per riuscire a dare dei locali e un reparto che desse la necessaria qualità anche dal punto di vista dell'accoglienza e della logistica. Voglio ringraziare tutti i presenti, chiaramente tutte le autorità civili, militari, il signor prefetto che è sempre presente a questa occasione, che ringrazio particolarmente per la sua presenza. Bene, io credo che si vedrà poi il reparto, un reparto che è stato ristrutturato, messo a nuovo e che quindi accoglie anche dal punto di vista proprio della necessaria accoglienza che ci vuole per questo tipo di patologie, la qualità necessaria. Quindi io lascio adesso la parola al Comune di Sanremo con la rappresentanza della Costanza Piereri, con cui si condividono questi percorsi anche in altra veste. Beh, sono veramente onorata di essere qui quest'oggi in rappresentanza del sindaco Alberto Biacchieri, che si scusa ma purtroppo non è qui presente sul territorio. Che dire, è un'emozione essere qui oggi a tagliare questo nastro. È un lavoro fatto da rete, questo è importante. La professionalità di molti si sono uniti per raggiungere questo obiettivo. È un obiettivo che è un'eccellenza del nostro territorio e ci rende particolarmente orgogliosi. Il fatto di mettere una donna al centro di tutta questa rete di protezione e in questa forma di accompagnamento dove vede le varie figure professionali intorno alla donna e non solo, in questa pressione che abbiamo anche in terzo settore, l'associazionismo presente, è quel quid in più. Sono veramente grata, orgogliosa, non trovo le parole per dire l'emozione che provo in questo momento per il raggiungimento di questo bellissimo risultato che è lo sforzo di tanti professionisti. Il vicepresidente. Allora io vorrei prima farvi due parole al dottor Battaglio e alla dottoressa Russo, che direi in rappresentanza di quello che sono i professionisti che hanno lavorato a questo progetto, non togliendo nulla a nessuno, perché è stato veramente anche all'interno dell'azienda un bellissimo lavoro di squadra. Ringrazio tutti e approfitto anche dell'occasione per ringraziare tutti i collaboratori che hanno messo il massimo impegno nella realizzazione di questo progetto. Vuoi dire due parole? Io che dire, ringrazio l'assessor Anche, ringrazio il direttore generale, perché questa struttura è diventata quella che è la veste finale adeguata ad un percorso che abbiamo iniziato con tutti i miei colleghi già una decina d'anni fa. E quale migliore soluzione di questa struttura, che voi vedete molto ampia e molto confrontevole, che abbiamo già sondato alle pazienti, piace tantissimo. Noi abbiamo fatto del nostro meglio per accudire la donna in questi anni e grazie anche a delle innovazioni tecnologiche che l'azienda ha fortemente voluto, ci impegneremo ulteriormente su questo fronte, perché il nostro obiettivo è quello di dare una mano a sconfiggere questa malattia che affligge le donne e che però sappiamo possiamo, con gli strumenti giusti, con la passione e la competenza acquisita, riuscire a sconfiggere. Quindi, ripeto, siamo felici, a nome di tutto il mio reparto. Io invece non vorrei fare solo i ringraziamenti che ha già fatto la Stefania, per non essere ripetitivo.
Volevo solo dirvi che se siamo qua, come ha detto il vice sindaco Pireri, è perché la donna è stata messa al centro ed è stata una scelta che nasce nel 2006, lo sapete, dall'Unione Europea, sull'onda di una spinta che viene da un'associazione che è Europa Donna, ma soprattutto di Umberto Veronesi. Devo dire che, siccome mi conoscete, sapete che dall'84 io sono sempre stato vicino al mondo dell'associazionismo, per diventare anche nella LIRT una figura apicale, diciamo, ma non ho mai dimenticato che queste cose si realizzano soprattutto grazie al valore aggiunto che è rappresentato dalle associazioni. In questo caso c'è una persona, Deliana, vieni, che è stata a fianco di tutto noi, quindi di tutti noi professionisti, e ci ha aiutato a farci conoscere, a far vedere come lavoriamo ed è anche anima critica di quello che noi facciamo ogni giorno, perché partecipa, unico esempio in Italia, al Tincorcia, all'Unione degli Specialisti, credo ovviamente autorizzazione delle donne, all'Unione degli Specialisti che discutono i singoli casi, ed è un po' portavoce di Converso verso di noi. Lei ovviamente lo dice sempre, lei è una malata che è passata, è stata curata ormai quanti anni fa? 10 anni, ed è l'esempio che questa malattia guarisce. Bisogna insegnare a fare prevenzione, bisogna mettersi nelle mani di specialisti, come è il caso di questa breast. Vediamo, due parole devi dire. Di solito i volontari amano stare dietro le quinte. Infatti era dietro. In effetti. No, io vorrei, scusate, vi do le spalle, io vorrei ringraziare tutti i presenti, a nome di tutte le donne che oggi non sono qua, ma che io rappresento, e sono veramente tantissime, credetemi. Sono la mia forza in tutto e per tutto. Ringrazio tutti per la disponibilità, tutti per aver creduto in questo progetto. Ringrazio l'assessore, perché dovete sapere, questo quinto piano è arrivato perché è stato fortemente voluto dalle donne pazienti. Ci abbiamo creduto, abbiamo lottato, siamo andati ovunque per riuscire ad ottenerlo, quindi abbiamo stressato anche la regione, il direttore generale, la direzione sanitaria, tutti quanti, però siamo qua perché questo è il futuro per i nostri nipoti, per le nostre figlie, per le nostre sorelle, per chi sta bene, perché noi siamo qui, c'è la qualità non solo di cura ma di prevenzione e l'ascolto alle donne. Quindi per questo dico grazie all'assessore che ha deciso di ascoltare le donne come una donna e non come un assessore. Giusto per associarmi a questo sentimento, ecco, di soddisfazione per la realizzazione di un traguardo così importante, e forse in un momento in cui della donna si parla tanto, anche per aspetti diversi, forse è bene, capita proprio in un momento in cui vediamo la concentrazione sulle donne che è particolarmente alta, quindi credo che vada anche in quella direzione. E niente, sono sicura, ecco, per quello che ho sentito, io naturalmente non sono una tecnica del settore, però da quello che ho ascoltato sicuramente raggiungerà dei grossi risultati aver creato una struttura come questa, non soltanto per le competenze a cui appunto si è fatto riferimento, ma soprattutto come un momento di riferimento, come un punto di riferimento per le donne. Quindi non posso che aggiungere, ecco, i miei complimenti a quelli che sono stati fatti, complimentarmi con l'assessore Pinare, ma questo, diciamo, da quando sono qui è uno dei tanti traguardi che l'assessore ha raggiunto, perché devo dire di altissimo significato, di altissima ricaduta sulla quindi si aggiunge un ulteriore tassello a questo bellissimo programma, insomma, che pezzo dopo pezzo si sta realizzando. E naturalmente con lei e con tutta la struttura, tutte le persone che hanno partecipato. E fare un'ultima considerazione, stamattina ero alla festa di Santa Barbara, quindi di Vigili del Fuoco, e lì abbiamo apprezzato un altro tipo di competenza. Quindi voglio dire che guardando le cose dal mio punto di vista, come un po' come l'osservatorio della provincia, non posso che essere contenta di avere delle eccellenze in tanti settori. Ce ne abbiamo e lo sappiamo perché lo viviamo tutti i giorni anche tra le istituzioni, e oggi la giornata era dedicata ai Vigili del Fuoco, di cui tutti conosciamo la professionalità e li conosciamo, soprattutto la capacità
oggi nel mondo sanitario acquisisco ancora un altro segnale, un'altra testimonianza di grandissima professionalità, di grandissima competenza, ma soprattutto di grandissima vicinanza al territorio, quindi di attenzione in questo caso al mondo femminile, ma dietro le donne naturalmente ci sono le famiglie, quindi l'attenzione alla donna significa anche attenzione alla famiglia e al suo contesto. Perché tutto ciò che porta al benessere della donna inevitabilmente si ripercuote favorevolmente anche sulla tranquillità, sul benessere della famiglia. Quindi complimenti a tutti, grazie dell'invito e spero di partecipare ad altre occasioni come questa. Grazie. Alcuni tasselli. Allora, è vero, ho conosciuto la realtà della Breast Unit perché un giorno ho incontrato Deliana Misale. Mi ha spiegato l'importanza, ho colto subito la straordinaria novità di un sistema che mette al centro non la malattia, ma la persona e i suoi bisogni. Poi ovviamente da lì ho scoperto che il percorso era risalente all'Unione Europea, che qui veramente ha centrato un obiettivo importante. Fa parte delle indicazioni a livello di sistema paese, ma poi la realizzazione pratica calata nella realtà dipende dalla volontà della politica, che poi dagli indirizzi, come giusto che sia. Nel nostro paese gli indirizzi su questo tema vengono dati un po', in alcuni casi, con l'acceleratore, come in Liguria, o un po' con un adempimento che si deve fare. Come le cose della vita. E io qui, grazie anche aver conosciuto il dottor Battaglia in tante situazioni, anche fuori dal territorio dell'Imperiese, ho capito che bisognava dare un input forte. E la Giunta, quindi anche tutti, uno per tutti, gli uomini della Giunta, Totti, Gianni Berrino li rappresenta, hanno convintamente sposato anche con una delibera di giunta le linee guida delle Breast Unit e l'individuazione in tutto il territorio ligure di 5 Breast Unit. Mettendo però con chiarezza un passaggio fondamentale, al centro c'è la persona, ma anche la sicurezza della persona. E allora non si può prescindere da alcune caratteristiche della Breast Unit. Perché ci siano interventi di qualità devono essere trattati minimo 150 casi all'anno e quindi non era possibile aprirli in ogni luogo, in ogni ospedale, solo per riempire un piano vuoto di un ospedale, perché anche questo poi mi è stato rappresentato. Io ci credo alla qualità delle cose che facciamo. Non servono queste realtà per riempire ospedali o per dare riconoscimento quando non viene comunque garantita la sicurezza delle persone e la qualità. Qui abbiamo questa sintesi straordinaria di capacità dal punto di vista medico, la capacità di prendere per mano le persone con una vivace realtà dell'associazionismo femminile. Siamo arrivati a fare una mappatura, per cui abbiamo nella SL1 questa realtà, nella SL2 a Savona, nell'area metropolitana di Genova abbiamo nella SL3 e l'hub regionale, bisogna ricordarlo, che è l'ospedale policlinico San Martino, dove i casi più complessi vengono proprio per dare anche il senso della filiera e per evitare che una donna in qualche modo vada a cercare cure altrove, perché le cure migliori le trova in Liguria. Non deve cercare l'istituto lombardo, l'istituto piemontese, l'istituto toscano. Per la patologia specifica trova le cure migliori, le risposte qui nel nostro territorio. E su questo sono veramente convinta. Dobbiamo crederci e fare il sistema. Dobbiamo crederci tutti. E questo penso che, grazie anche alla Breast Unit, alla capacità poi al mondo delle donne, perché tanto, no? Quando, ahimè, una donna si imbatte nella malattia, questo tipo di malattia, deve essere presa per mano subito, altrimenti scappa, cerca cura altrove, ha bisogno di avere delle risposte. La capacità proprio alla presa, no? In mano e accompagnarla e far vedere che dopo il percorso si torna a una vita normale, arricchita da un'esperienza, perché l'incontro con la malattia è un'esperienza che può anche migliorare la persona, perché ti aiuta a crescere, a combattere, a vedere poi le cose con occhi diversi, magari, a fare una proporzione delle cose che ti capitano, no? Alcune magari
magari considerate non più importanti come prima, ma dai il giusto valore alle cose. Quindi la presenza del mondo dell'associazionismo è bello per quello, perché accompagna le donne. E sarà un luogo forse anche di dolore questo, ma è un luogo soprattutto di speranza. Ecco, e questo è il grande impegno, e vedendo tutti gli operatori sicuramente questo sarà il messaggio che arriverà dritto al cuore delle donne. E grazie per quello che fate. Grazie a dottor Fiori per la presentazione.